rigori si sbagliano e la partita è stata tiratissima perché è giocata su un campo infame. Addirittura ieri su questo campo ci aveva giocato il Napoli primavera contro la Ternana, quindi era un campo veramente faticoso e anche Grassi avrà risentito sicuramente in lucidità e in stanchezza nel tirare il calcio di rigore. Ha tirato un rigore, insomma, non proprio uno dei suoi e è andata male, però siamo sinceri, oggi il risultato è giusto, loro potevano segnare prima di noi, un quarto d'ora del secondo tempo hanno avuto diverse occasioni, è stato bravo il nostro portiere, poi nell'ultima mezz'ora siamo i due fuori e francamente dispiace perché era un'altra vittoria esterna. Dico sì, è vero, il risultato è giusto, speriamo però che anche a noi ci capiti che l'avversario sbaglia il rigore a Pontedera al 94esimo. Beh, insomma, comunque 2 punti questi persi al vento, se si ripensa anche ai 2 punti persi all'ultimo istante con la Salernitana, alla fine potrebbero pesare questi punti mancanti, eh? Noi andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli che anche quando non è arrivata la vittoria piena la prestazione è stata la solita e magari così a qualche scettico che diceva che qualcosina c'era andato bene nella prima parte del campionato, diciamo che con la sconfitta di Melfi, il pareggio della Sanitana e il rigore fallito oggi all'ultimo secondo, credo che abbiamo bilanciato, anche se è vero che c'era stata qualche infortuna secondo qualcuno. Comunque mi sembra di notare dalle sue parole, direttore, che la prendete abbastanza con filosofia, insomma, cerchiamo di vivere alla giornata, il Pontedera è lì e quindi avanti alla prossima, insomma. Siamo contentissimi, oggi era un'altra difficile, siamo scesi in campo con 8 under e 3 over perché mancava anche Capitan Carfora e francamente i nostri giovani su un campo infame contro una squadra che schierava 6-7 anziani in un campo difficile, francamente siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, soprattutto del lavoro del nostro tecnico, dell'applicazione che dimostrano settimanalmente i nostri ragazzi. Andiamo avanti settimana per settimana e cerchiamo, visto che abbiamo due gare interne prima del Natale, cerchiamo di chiudere il più in alto possibile questo girone di Natale.